Da impianto dedicato a una sola disciplina, il galoppo, ad area polifunzionale, in grado di ospitare anche il trot e concorsi ad ostacoli, offrendo al contempo un ricco palinsesto di intrattenimento pensato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. Cambio di passo nella storia dell'ippodromo SNAI di Milano, celebrato nel corso dell'evento Lucia San Siro Trotto Grand Opening. L'amministratore delegato di SNAITEC, Fabio Schiavolin. Se ci avessimo pensato 9 anni fa sarebbe stato quasi gridare al sacrilegio. Unire galoppo, trotto e anche salto ad ostacoli in un unico impianto è un sogno che si è avverato, è forse diciamo, il risultato di una visione che doveva accompagnare il rilancio di questa struttura verso le nuove tappe. E è assolutamente una grande soddisfazione perché siamo riusciti a sfruttare al meglio quest'area bellissima e che abbiamo l'onore di possedere in SNAITEC e darle una nuova vita attraverso appunto la creazione di questo nuovo hub della San Siro Horse Arena. La voce di Roberto Vecchioni, con il suo celebre brano Luce a San Siro, ha accolto il pubblico all'inaugurazione della nuova pista del trotto, della restaurata tribuna secondaria e della GAMI, la galleria archivio multimediale dell'ippodromo. Soluzioni d'avanguardia sia per il rifacimento delle piste, la creazione della nuova pista del trotto, ma soprattutto per la ricerca che è stata fatta nell'individuazione delle migliori mescole per la pista all weather di galoppo, ma non solo questo, anche a livello appunto infrastrutturale, le nuove torri faro a LED che proiettano la luce direttamente sui campi di gara, consentendo non solo un risparmio economico ma anche una diminuzione dell'impatto di inquinamento luminoso, e un nuovo impianto di irrigazione 4.0 che è in grado di riconoscere in maniera intelligente solo le aree che devono essere dotate di nuova irrigazione. Quindi l'utilizzo della migliore tecnologia, anche l'impianto audio, è stato rinnovato per consentire la fruizione di uno spettacolo ai massimi livelli. Questo credo sia un luogo più ecosostenibile e anche aperto alla comunità della città di Milano